Non sto scherzando, non è assolutamente un titolo clickbait. Mangio per la mia primissima volta in vita mia il burro di arachidi. Perché non l'avevo mai comprato, non ho mai avuto occasione di mangiarlo. E non l'ho pagato nemmeno poco, quindi se farà schifo, saranno volatili per diabetici. Adesso per te saranno volatili per diabetici. Ma è un quiz? Saranno cazzi averi! Vedremo se mi piacerà oppure no. Ma prima, sigla! Aspetta, ma io non ce l'ho mai avuta la sigla. E non è nemmeno una puntata di schifezze volpine. Pertanto niente, il video può continuare. Voglio anche sentire l'odore. Davvero, penserete, vabbè, Bebbo non ha mai assaggiato in vita tua il burro d'arachidi. No, veramente, ma cioè, che perché dovrei mentire su una cosa? Cioè, non avrebbe senso, non è che sto a parlare. Oh, ho trovato il santo Graal, cioè. 3 giorni dopo. Un tranello! Tu pensi, ok, dai, l'ho aperto e sotto ce n'è un altro per mantenere tutta la fragranza. Ammazza quanto sa di arachidi, insomma. Una cosa molto dietetica proprio. Prendo una bella cucchiaiata al mio 3. 1, 2. Ora non so voi come trovate il burro d'arachidi, scrivetemelo nei commenti, ditemi come lo trovate, perché la cosa bella del cibo, cioè in realtà la cosa bella del tutto, dell'arte, del cinema, della pittura, di qualsiasi, e anche del cibo, ecco, perché anche il cibo è un'arte, ecco, ognuno ha il suo gusto personale, ognuno ha il suo parere. Il mio, per la prima volta che ho mangiato il burro d'arachidi, non mi ha fatto né impazzire, cioè non mi ha fatto schifo, ma non mi ha fatto nemmeno impazzire, cioè non l'ho trovato nulla di che, cioè io mi immaginavo chissà che sapore poteva avere, quanto poteva essere particolare, invece per me è normalissimo, anche perché appunto in America ci vanno matti, cioè proprio addirittura in una scena di Avengers Endgame si sta facendo i panini col burro d'arachidi, forse ecco, forse dovrei provare a assaggiarlo sul pane. Faccio una prova. Niente. Detto, sarà forse un problema mio, fatemelo sapere nei commenti, però lo trovo abbastanza scialbo. Io veramente me l'ho immaginato una cosa tutta diversa. Ma che cazzo stai dicendo? Oh, se non siete d'accordo e se magari voi vi fa impazzire, vi piace e mi scrivete: Beppo, ma sei pazzo? Come puoi trovare il burro d'arachidi scialbo? Ma sei scemo? io lo accetto, ma quindi veramente fatemi sapere il vostro parere. Io sono rimasto deluso perché, cioè, nel senso, non mi ha fatto nemmeno schifo, che dicevo, oh, mamma mia, che sapore, non mi ha fatto nemmeno impazzire, capito? Forse è pure peggio, cioè, è proprio il... Sono rimasto stranito, vabbè. Grazie per la visione di questo video, iscrivetevi, attivate la campanellina per gli aggiornamenti e noi ci vediamo alla prossima. Calorie! Cioè, proprio una cosa dietetica, adatta per una persona come me che deve perdere un po' di chili.